Potenziali anche con l'olio di oliva, che quindi vanno a lisciare il capello. Mi senta, senta il profumo, è buonissima, signora. Allora ne vado a prendere una noce. La noce. Che serve a non
maneggiare il capello. E quindi questo qua è in spray, come può vedere, non serve a non far danneggiare il capello, è proprio per quello, si chiama termoprotettore. Dopodiché, a capelli bagnati, prima del termoprotettore, le do questo, questa crema che serve a disciplinare il capello. Quindi questa qua gliela diamo dopo il risciacquo della maschera che le ho messo. Andiamo a mettere questo qua, ok? Perfetto. Allora, signora, vado ad asciugarla e poi procediamo anche al taglio. Solo che prendo l'asciugamano. Ok, arrivo, ok, perfetto. Allora, questi capelli sono bellissimi, signora. Allora, andiamo a prendere l'asciugamano e facciamo un nodo. Signora, perfetto. Ok, allora la faccio accomodare di qua. Prego, signora, la tengo io, prego. Prego, prego, prego. Ecco qua, eccoci arrivati. Perfetto. Allora, andiamo ad asciugare il capello. Innanzitutto andiamo a metterle questo, che ha una consistenza molto buona e anche un profumo buono. Allora andiamo a metterle questo impacco, che serve a disciplinare meglio il capello e aiuta meglio anche nel taglio, sicuramente, perché il taglio deve essere fatto bene, quindi questo va aiutare il capello per il taglio. Ok, perfetto. Ok, allora, signora, andiamo a spazzolarli. Ok, allora, avevo detto una spuntatina veloce, va bene. Ok, allora, sì, mettiamo il nostro pennello così. Allora vado con la forbice, quindi andiamo a spuntare il capello. Non si preoccupi che le spunto una spunta, faccio una spuntatina veloce, eh? Ok. Vede, non sto spuntando tanto, eh. Sì, paura, tranquilla, sì.
Ah beh, io sì, io li ho molto lunghi, signora. Me li faccio tagliare dalla mia collega perché sono troppo lunghi da tagliare da soli, capito? E quindi me li faccio tagliare dalla mia collega, sicuramente. Ecco qua. Allora. La frattina, anche la frattina, vero? Ok, perfetto. Andiamo a fare la frattina. Questa qua, signora. Direi che siamo out, che mi dice? Beh, ma adesso signora non lo vede, dopo lo vedrà meglio col quando sono asciutti. Allora le vado a mettere un altro po' di questo. Ok, abbiamo anche le campane, sì signora, è mezzogiorno, sì, non si preoccupi, tra un pochino la lascerò andare a mangiare, non si preoccupi che la lascio andare, sì. Beh, certo, allora giusta questa. Beh, adesso poiché i ragazzi sono a casa da scuola, si figuri. Un casino, sì. Ok. Allora, io le vado a spruzzare questo termoprotettore che serve per proteggere dal fumo. Ok, è anche un effetto molto disciplinante, vede come liscia il capello, signora, ha un effetto super super disciplinante. Adesso andiamo subito ad asciugarli con il nostro phon. Signora, perfetto,
Guardi come è venuta bene la sua piega. Signora, è veramente perfetta. Perfetta, perfetta, proprio bella, signora. Allora, adesso le vado a mettere del cristalli liquidi, che questi qua servono ancora di più a uniformare e a dare più styling al capello. Sa, signora, piace, signora, soddisfatta del taglio? Spero di sì. Si guardi, se non guardi, c'è la frattina, va bene. Ok, va bene. Allora, intanto che prendi la borsa e la giacca, io aspetto alla cassa per pagare. Ecco, insomma, va bene. Ok, allora, signora, mi faccia un attimo controllare. Questo, ok, abbiamo lo shampoo 10 euro, poi abbiamo il taglio 20, ok, la piega 15. Signora, sono 45 euro. Paga con la carta al bancomat? La carta o contanti? La carta, ok. Appoggi pure la carta, prego. Ok, vada pure col PIN e tasto verde. Un attimo solo. Perfetto, ecco qua. Signora, grazie mille di essere venuta e ci vediamo la prossima volta. Ok, tra una settimana? Ok, tra una settimana solo la piega. Perfetto, io aspetto qua, signora, questo suo scontrino. L'aspetto qua e le auguro una buona giornata e un buon pranzo, visto che siamo a mezzogiorno. Arrivederci, signora, arrivederci.